Avete presente che qua in Europa, in America, ci mettiamo a fare nuclear drama su Zealous, quello e quell'altro? Bene, in Asia si sono rimboccati le maniche, hanno sciopato un pochettino e hanno già finito quello che è il floor 17 della Defense su Zealous Zone Zero. E questo l'hanno fatto il quinto giorno di gioco. Ora chiaramente andremo a vedere la run. C'è da dire che l'abisso, o come si chiama insomma il defense, è un po' più facile perché hanno fatto in modo che magari durante la prima patch si possa comunque clearare. È normale che andando avanti nel tempo diventerà chiaramente più difficile, come con Genshin e come con Honkai Star Rail. Andiamo a vedere questa run. Abbiamo dalla prima parte un team con Ellen, il nostro grande Lycaon e il nostro Sukaku, la nostra Sukaku, per me è un maschio, non so bene il motivo, Grace dalla seconda parte, Rina seconda parte e Koleda come stunner. Chiaramente questa non è una run free to play, vedrete che nella prima fase farà dei danni enormi con Ellen, mentre la seconda fase è già un po' più relatable perché non è C6 con nessuno di questi personaggi. Partiamo con la run. Non stupitevi, questa Ellen è C6, i danni sono enormi. Ora, magari avrete visto anche da altri video, di solito molta gente che fa questo tipo di defense va a perdere un po' di tempo, tra molte virgolette, per raggruppare quelli che sono i nemici. Queste torrette non possono essere raggruppate, quindi per questo sta andando veramente dritto contro di loro. Danni allucinanti. Non c'è veramente molto da dire. I due mobettini sono già morti e resta solo per ora il boss finale. Qua dodge molto belli, parry sul terzo e si va a godere un sacco. Lycaon dentro per buildare quello che è il daze e siamo praticamente già al primo daze della run. Arriva adesso Lycaon per appunto sfruttare il suo bonus moltiplicatore sul daze, ovviamente dentro con il nostro Sukaku, grande coso Shark Boo e via di Ellen con dei danni che non stanno veramente né in cielo né in terra. Scordatevi questi danni, chiaramente. Siamo già quasi a metà vita, sarà su un 60% questo boss. Wow. Altri mobettini che spawnano, lui non se ne frega veramente di nulla. Lo segue. Un parry fuori di testa qui. Arriverà penso anche l'ultimate di Ellen durante il daze. Qua chiaramente ci butta dentro Lycaon. Solita solfa. Sukaku. E preparatevi che tirerà una di quelle ultimate che faranno un danno allucinante. Eccola qui. Non parlo neanche. Ellen C6, ricordiamolo. La run è praticamente finita, 10% di vita, forse meno in questo boss. Non va neanche per il daze finale, perché ovviamente se tu hai la possibilità di fare dei danni veramente allucinanti, che fai a fare il daze alla fine? La barra comunque va su, ma non vedremo penso un daze, esatto. Quanto è che ci ha messo? Un attimo, mo vediamo quanto ci ha messo. Qualcosa di allucinante, eh? Ricordiamo, miglior Ice Team. Migliora Steam è quello che ha portato lui. Chiaramente l'N6 fa quello che fa. 8:14 sul timer, quindi ci ha messo 1 minuto e 46 secondi come prima fase. E ricordiamoci che su questo gioco ci sono 5 minuti per fare la S in questo abisso. Quindi, secondo team, Grace on field con appunto Koleda e con Rina. Ora, mi sono dimenticato una cosa. Mi sposto un po' giù con quella che è la webcam, perché in questa run vedrete delle vite veramente molto importanti. La run di prima era praticamente full parry, quindi le vite erano comunque abbastanza alte. Però qua sarà molto interessante, appunto. Grace, shock team, appunto. Grande parry. Dentro Koleda. Per buildare un po' di daze bar.
E dentro appunto ancora con Grace. Qua prende del danno abbastanza importante. E ricordiamoci, siamo al piano 17 e non l'ha one shottato. Quindi presumo che sarà uno di quei giochi in cui non ti possono one shottare. Ok? Comunque qua, prima ultimate con Grace. Siamo in daze. Parte con Rina per buffare. Qua ancora un po' di Koleda. No, il daze è per ora, chiedo scusa. No, il daze di prima era sul mobettino. Ma è bello, l'ho visto male. Si vede comunque che il danno è molto minore rispetto a quella della run, cioè da parte prima, perché appunto non stiamo parlando di E6. È possibile che questa Grace qualche costellazione ce l'abbia, ma non le fa vedere. Ancora un bel hit su Grace. Siamo sul 40% di vita per lei. Niente di assurdo. Per ora, perlomeno. Qua vediamo che preferisce schivare piuttosto che fare gli switch. Non so bene il motivo. Non andrò chiaramente a fare domande o porre qualche dubbio sulle sue strategie. Lui è lì, io sono qui. Metà vita. Metà vita più o meno è già andata via. Qua hit veramente importanti. Grace è rimasta con veramente uno sputo di HP, 100 HP se va bene ne avrà. 1100 in realtà, perché ne ha 8000 di base. Un'altra ultimate con Grace. Wow. Bel parry questo. Che non è un parry perché è un daze. Scusatemi. Qua partono le switch. Grace non può prendere neanche un tipo di danno, perché c'ha veramente 1000 HP. Qualsiasi cosa la colpisca la fa morire. Qua danno su Koleda. Buongiorno Koto 22 Slip 1. Altro grande parry. 6 minuti. Quindi ancora un minutino. Ce la fa tranquillamente. Manca ancora un 15% di vita. Mamma mia. Questa Grace mi fa veramente ansiare. Con quei pochi HP che c'ha. Koleda, signori, Koleda non ha HP. Cioè, guardate la sua barra HP, non ne ha. 322. 322 HP non è niente. Aiuto. Qua, ultimo daze, presumo. Ancora 28 secondi. Plenty of time. Parte anche l'ultimate. E signori, si porta a casa, primo al mondo, tutte le stelline sul Defender. Wow. 4 minuti e 35 secondi. Insane. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo abisso, se voi avete già provato a fare magari il defense e fin dove siete arrivati. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto!